Come tutti sapete, Polifemo vuole valorizzare le eccellenze del territorio, tutte quelle iniziative enogastronomiche, anche enogastronomiche, che servono a valorizzare la nostra terra, motivo per il quale abbiamo deciso di collaborare, di dare il nostro apporto mediatico alla Sagra dell'Asado 1, 2, 3, 4 e la serata finale del 5 giugno con un bellissimo incontro con alcuni diversamente abili, con l'Unitalsi e dicevo tutta una 5 giorni proprio attraverso la quale noi facciamo vedere come l'attività culinaria può aiutare il territorio a crescere. Nella fattispecie Elio Ungaro, che è il maître, che è l'anima, l'ideatore di questa sagra, di questa iniziativa, ecco, Elio Ungaro ha preparato delle pietanze valtellinesi che appunto ha portato qui, ma poi il forte, come dice il titolo, il nomen della sagra è appunto l'asado, questa specialità argentina. E allora Polifemo si immerge in questa sagra dell'asado alla scoperta dell'asado e di altre prelibatezze culinarie. Pjanic, 24esimo, Real Madrid in vantaggio, ma la partita è lunghissima. Chiellini, cercare il gol, sfonda, Mandžukić, un contatto, Alessandro, domestica. Come tutti sapete, Polifemo intende valorizzare le tradizioni locali, quegli eventi anche enogastronomici che arricchiscono il territorio, che permettono la socializzazione, che permettono anche di valorizzare quelle eccellenze di cui il nostro territorio, grazie al cielo, è dotato. E allora siamo qui nella bellissima cornice dell'Open Theater a Talzano, Taranto, e siamo con il grande organizzatore dell'evento, la Sagra dell'Asado, Elio Ungaro. Allora intanto chiediamo all'amico Elio Ungaro cos'è questo asado, questa tradizione di una sagra che si ripete. Lei è un professionista in materia di sagre, in materia di eventi, questi eventi che lei rappresenta in tutta Italia. E allora partiamo da cos'è questa sagra dell'asado. È una pancia del vitello che viene cotta in 6 ore, mettiamo 6 ore per cucinarla, per cuocerla e poi la distribuiamo. È una carne argentina. Che... Quindi proviene proprio dall'Argentina. Sì. Ecco, e a che edizione è giunta questa sagra? Qui a Talzano ne abbiamo fatto 2, questa è la seconda, quindi ne faremo ancora, però per il momento ci siamo fermati. Ecco, lei svolge l'attività, mi par di capire, di ristoratore. Di un rifugio a Santa Caterina Valforba, si chiama Rifugio Bella Vista. Provincia di Sondrio. E quindi lei nella sua attività, con la sua attività, diciamo... Giro per l'Italia a fare un po' di pubblicità sia alla zona e a me stesso. Sa di avere Dani Alves alle spalle, prova ad allontanare, palla ancora viva. Barzagli, Bonucci. Cerca un'idea, tutto chiuso adesso, Real. Ecco, come dicevo, noi vogliamo valorizzare le eccellenze del territorio e Elio Ungaro è una di queste. Noi a fine giugno andremo a Empoli a fare 2 giorni di sagra pugliese e 2 giorni di sagra valtellinese, perché io sono pugliese però vivo in Valtellina. Beh, è bello, sarebbe anche bello in un futuro, organizzandoci, che le telecamere di Polifemo della Luigi Abbate Production and Communication potessero così raggiungere altre parti d'Italia per valorizzare i nostri prodotti. Noi siamo a fine giugno a Empoli. Se... Perché d'altronde come vengono gli altri prodotti, come altri prodotti, noi li troviamo in Puglia, è giusto che accada il contrario. Da 2 anni fa ho fatto una sagra valtellinese qui a Talzano, all'Arci di Talzano. Ecco, questo asado di cui lei ci ha parlato, come viene cotto?
prodotto, come viene preparato, quali spezie, quali altri ingredienti servono a insaporire questo assaggio? Ci sono vari ingredienti, dal prezzemolo al rosmarino, al pepe, altri elementi, ingredienti. Ingredienti che si fa una crema, poi viene spalmata su tutta la pancia e poi messa a cuocere in 6 ore. È una pietanza, è un piatto tipicamente argentino. Come è arrivato in Italia? Perché io vado anche in Liguria a fare delle sagre valtellinesi e ho visto tante sagre. E quella che abbiamo visto, che abbiamo ripreso con le telecamere, è stata un'iniziativa certamente riuscita. Come ha trovato la gente, le persone che si sono avvicinate, hanno degustato queste prelibatezze? Perfettamente il prodotto che le abbiamo offerto. Per gli anni prossimi ha qualche idea? Vedremo nel proseguo del tempo. E oltre l'asado avete anche preparato altri piatti, immagino. Ho portato la bresaola della Valtellina, prosciutti crudi che faccio direttamente io, che si chiama Fiocco Valtellina. Ogni quanto tempo viene qui? Una volta all'anno. Noi siamo stati fortunati. Noi con Elio Ungaro, diciamo come ci siamo conosciuti via Facebook e chattando su Messenger, lui mi ha parlato di queste iniziative, di queste attività che svolge, e allora ho detto benvengano, quando sarete qui a Taranto, a Talsano, avremo modo di incontrarci. Quando avevamo quel contatto alcuni mesi fa, era ancora a Praga se non erro, proprio questo carattere, no? Itinerante delle attività culinarie che le realizza, beh, ora siamo qui. Dybala, tocca per lui. Dybala, cerca la sagra dell'asado si è svolta in 4 giorni, ma questa sera c'è una bellissima iniziativa, perché ospiti sono degli amici diversamente abili, e lei ha un occhio particolare, ha dimostrato una forte sensibilità. Infatti quando ci siamo sentiti io ho detto, noi organizzando il nostro lavoro, dividendo il lavoro, proprio l'organizzazione dei nostri camera, mi ha detto, noi possiamo dedicare 2 serate, ed Elio Ungaro mi ha detto ok, però la serata di quest'oggi, quella dedicata ai diversamente abili, a questa cena offerta, chiaramente voi in questa occasione ci dovete essere. Sì, sì. Ci siamo, io sono sempre presente per loro. Ecco, è una sensibilità che lei ha acquisito negli anni, condividere con gente che... Avevo una nipote che purtroppo non c'è più, che era diversamente... Anche perché poi sono ragazzi, sono persone... giovani e meno giovani, giovani poi cresciuti e divenuti adulti, che hanno una loro sensibilità, una loro forse ingenuità, però che ti esprimono una certa purezza d'animo, una bontà. Non c'è la malignità, non c'è la cattiveria, c'è la spontaneità, lo stato puro. Sono meglio di noi, sono migliori di noi. D'altronde, diceva Raoul Follero, un filantropo, diceva, nessuno ha il diritto di vivere felice da solo, cioè quei momenti di gioia noi dobbiamo condividerli con degli amici, dei fratelli, delle sorelle, diciamo meno fortunate di noi, vivono nel loro mondo e vanno apprezzati per quello che sono e per quello che riescono a darci. Hai detto tutto quello che dovevi dire. Ora ci dica, dici tu Elio. Cosa devo dire? Io purtroppo sono tutti figli di amici che avevo quando ero qui anch'io. Ah, ecco. Quindi per quello io mi piace stare con loro una serata all'anno. Quindi in questo modo lei ha occasione di rivedere gli amici d'infanzia e condividere appunto questi momenti, partecipando, rendendoli felici. Per una serata, sì. È una tradizione, mi diceva, che lei vuole ripetere ogni anno. Tutti gli anni, sì, ripeterò sempre, finché... Dio ci darà la forza. Complimenti per questa bella impegno. Sbilanciata, Isco, voleva lasciar passare il pallone per Cristiano, ha sbagliato tutto Isco. Che brindo qua per la Juve, sbagliata a 2, ma adesso è vero sbilanciato. Sì, 2. Che dirà? Si avvicina Dybala, che dirà?
Giuseppe Manco, lui è il costruttore, l'ideatore, colui che ha realizzato proprio materialmente, manualmente, questo Open Theater che è sito a Talsano Taranto in via Beato Angelico 11. Una struttura molto bella, molto suggestiva, che ospita nel corso dell'anno vari eventi, eventi artistici, eventi musicali, e a quest'anno, come in altre occasioni, avete voluto ospitare la Sagra della Sado. Un momento, come dicevamo con il buon Elio Ungaro, un momento per far crescere il territorio, per valorizzarne quelle capacità enogastronomiche, perché poi, come diceva Elio Ungaro, esportare, far vedere i nostri prodotti anche in altre parti d'Italia è certamente un'opera meritoria. Ma qui ci stiamo gustando la Sado e le prelibatezze di Elio Ungaro. Sì, noi abbiamo voluto ospitare Elio conoscendo già la sua professionalità, perché in passato già abbiamo avuto modo di collaborare, quindi la sua poi c'è la sensibilità verso gli ammalati. Che disabili, diversamente. Disabili, essendo io facente parte del gruppo Unitalsi. Quindi si vede qui il simbolo, la Caritas, e quindi il gruppo Unitalsi. Abbiamo voluto veramente fare questa serata di conviviale con questa gente qui. Qui abbiamo tanti ammalati, tipo c'è Angelo, che è una persona veramente squisita, la sua sensibilità è qualcosa di particolare. E poi ce ne sono altri, tipo Tonino, Giuseppe. Ora li sentiremo, perché è giusto che questa sia la loro festa, siano loro i protagonisti. Infatti, a me farebbe piacere, cioè, lo faremo, certamente, ascoltare i ragazzi, così la gente magari si rende conto di quanto questi ragazzi hanno dentro. Forse noi dovremmo anche prendere spunto della loro ingenuità, della loro purezza d'animo. Purezza d'animo, è vero. Questo a noi colpisce tantissimo, tant'è vero che tutti i volontari che sono qui, è tutta gente proprio attaccatissima all'ammalato, ma la sensibilità loro poi la trasmettono a noi, e quindi di forza dobbiamo stare con loro. Tracciamo un bilancio di queste serate, quelle le quattro relative alla Sagra della Sado, e poi Dulcis in Fundo, quella di questa sera dedicata ai diversamente abili. Sì, il bilancio è stato positivo perché è venuta tanta gente a conoscere il posto, gente che non era mai stato qui, ed è rimasto soddisfatto sia del luogo, che è un luogo particolare, io l'ho voluto fare proprio così in stile greco-romano, proprio per dare qualcosa di diverso al territorio, e poi con la collaborazione di Elio abbiamo fatto veramente una cosa bellissima. Questa che lei ha realizzato con le mani e col cuore, dico io. Certo. Io spero che la gente, chi ci amministrerà in futuro, perché siamo sotto elezioni, abbia un po' di sensibilità nei confronti del volontariato, che è una cosa importante. Senza il volontariato tante cose non si potrebbero fare. E sia sui luoghi di cultura, perché noi qua facciamo mostre di pittura, abbiamo fatto live, musica jazz, cioè abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo ospitato Zelling, insomma abbiamo fatto tantissime cose. E culturalmente questo posto è molto gettonato, richiesto. Sì, richiesto, è vero, sì. D'altronde tanti eventi musicali, no? Sì, l'Accademia della Tarra. Saggi della scuola, che comunque è tutt'uno con anche il perché teatro. Qui è una sorta di anfiteatro, sì, proprio la struttura che dà l'idea del palcoscenico, infatti. È uno spazio capiente, elegante, per 400 posti a sedere, quindi è abbastanza capiente. E così, tra una chiacchiera e l'altra, tra una pietanza e l'altra, ce ne andiamo in pubblicità.
Franco Pagano, responsabile dell'Unitalsi di Talsano. Una bella serata all'insegna della condivisione con chi è, io dico, meno, come dicevo prima, meno fortunato di noi. Il vivere insieme, il far sì che il diversamente abile sia uno di noi, sia integrato. All'epoca, anni fa purtroppo, nel Medioevo dei cervelli oscurati, obnubilati, il disabile si teneva chiuso in casa, si aveva paura di farlo vedere. È una mentalità stupida, arretrata, che grazie a Dio stiamo superando, nonostante ci siano ancora delle barriere, perché purtroppo oggi ci sono le barriere strutturali, quelle architettoniche, ma ci sono anche quelle mentali, che sono peggiori di quelle culturali. Però questa sera è una bella occasione per vincere certi tabù e capire che sotto questa terra, sotto questo sole, sotto questa luna, siamo tutti uguali, perché il Padre Eterno ci ha creato così. Ha inquadrato perfettamente lo spirito dell'Unitalsi, perché uno può pensare, noi normodotati aiutiamo questi ragazzi poverini, non possono fare niente, noi siamo qui per aiutare. Invece no, molte volte capita che è il contrario, che sono loro che aiutano noi. E quando tu tratti questi ragazzi come normale che sia, cioè persone normali come tutti quanti, il mondo cambia completamente. La visione del mondo cambia completamente, hai detto benissimo, ci sono le barriere, ma soprattutto le barriere mentali, soprattutto quelle, perché il resto poi va da sé. Sono le nostre barriere, i nostri preconcetti, il nostro essere stupido, chiedo scusa per questa parola. Ma forse anche la paura, la paura figlia del pregiudizio. Sì. Pregiudizio è quello che ci rovina. Assolutamente sì. E questa sera mi va di ringraziare Elio, perché grazie a Elio che ci fa, non è la prima volta che ci fa condividere una serata insieme a loro, e grazie ancora, perché passiamo una serata bella con questi ragazzi. Ci si arricchisce, si riceve in termini morali molto più di quanto si dà. Ma sì, assolutamente sì, è vero, perché uno, ripeto, come dicevo prima, pensa di dare, ma invece è il contrario, sono loro che danno a te. Un sorriso, ma è fatto col cuore, veramente. Ora con la rappresentante delle istituzioni, Anna Maria Amoroso, che è assessore ai servizi sociali del comune di Leporano. La vedo molto contenta di partecipare, di condividere questi momenti, un impegno dell'amministrazione di proseguire questa iniziativa anche negli anni a venire. Infatti noi pensiamo di portare questa manifestazione anche a Leporano, non c'è mai stata, io mi affido a Elio Ungaro che questo possa accadere anche a Leporano, e ne sono felicissima, io lo ringrazio già da adesso. Ci si sente arricchiti nel condividere proprio. Sì, alla fine di questa serata saremo sicuramente più felici. Pace con noi stessi. D'altronde lei in tante iniziative a Leporano partecipa e sente proprio certe iniziative, le vive in prima persona. Sì, lo sento proprio con tutto il cuore, perché io lo faccio con tutto il cuore. Ma col cuore, con la sensibilità. Sì. Ecco, vedi Elio Ungaro, vedi quante belle persone hai incontro, il tuo messaggio viene recepito, viene apprezzato, viene condiviso. Ecco, bello questo bacio, proprio che affettuoso, che dimostra come le istituzioni, è bello che vadano a braccetto con il mondo del volontariato. Sì, è bellissimo, io tutti gli anni lo ripeterò sempre. Grazie a loro, grazie a voi. Che ci tiene Leporano. Sì, il prossimo incontro sarà a Leporano, al castello. Muscetto, lei ci saremo. Ci saremo. Okay. Speriamo bene, speriamo. E incominciamo, come ci ha detto il nostro amico, a conoscere alcuni dei protagonisti di questa serata. Iniziamo da lei. Le donne hanno la precedenza sempre. Anna Maria, sei contenta? Sì, tantissimo. Vedi, è bello stare insieme in una bella serata, col bel fresco, una buona tavola, stare in allegria e divertirsi. Sì, quello è vero. Mi è sempre piaciuto e quindi mi trovo bene così nell'insieme.
È certamente un momento bello, piacevole. Sì, un momento di congregare insieme, quindi non... Se anche così hai fame, hai voglia di assaggiare le specialità, no? Sì, sì, le avevo assaggiate un'altra volta, quindi... Sei rimasta soddisfatta? Sì, sì, moltissimo. Per il discorso, posso... Per il discorso non fa... Vai, Vito. Per il discorso ci facevamo prima, che siamo tutti uguali. Anna Maria sta facendo la nostra segretaria. Benissimo. Lei che tiene i contatti, è lei che quando ci sono le riunioni le scrive, lei tiene tutti i contatti con tutti i ragazzi e con noi stessi. Certo, perché questo significa responsabilizzare, integrarli, non l'assistenzialismo, ma far sì che loro si sentano integrati, partecipi, protagonisti, vivano il loro impegno. Non si devono sentire integrati, non si devono sentire integrati, ma devono essere integrati, cioè nel senso che loro, come dicevo prima, loro sono come noi, non c'è differenza, non c'è assolutamente differenza. Lei ha dato la sua disponibilità, è in grado di farlo e lo sta facendo, e io sono stracontento che glielo faccia. Lo definisce un po' grezzo, ha regalato un po' di classe e il materiale di Cefostino. Ecco un altro amico che voleva parlare, voleva dire Angelo. Sì, sono Angelo, sono un'unità di Tassano. Quanti anni hai, Angelo? Tata, quest'anno devo fare 34 anni, sono con un'unità di Tassano e... E sono contento che... Stai divertendo stasera? Sì, 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 però mi piace lui da malati, sei con in compagnia. Ti piace anche la televisione? Sì, assai. Tra Barzagli e soprattutto dagli altri deve esserci veramente grande intesa. E questo è un gioco più pesante rispetto a quello del Dibala. Eccoci con un'altra amica, Maristella. Allora Maristella, come stai vivendo questa serata, queste giornate? Ma guarda, quest'anno con loro è sempre un piacere stare, perché vedi quanta dolcezza emanano questi ragazzi, in particolare i volontari. Quindi io, in quanto faccio parte anche, sono socio effettiva dell'Unità Alzi, quindi voglio bene a tutti e loro adorano me, quindi stiamo tutti insieme, ci si diverte, si parla, si ride, si scherza come sempre, quindi è sempre una cosa positiva stare insieme, quindi loro danno tanto a noi, almeno a me, quindi. Un altro amico, Francesco, che ci dici? Sto bene. Sei contento qui stasera? Sì, sì. Ti diverti, ti distrai, stai all'aria aperta. Non mangiare molto però, sennò poi perdiamo la linea. No, mangiamo. Stasera facciamo un'eccezione perché Elio sta preparando delle prelibatezze e quindi non possiamo perdercele, vero? Ritorniamo con Elio Ungaro che giustamente vuole mostrarci i suoi collaboratori, coloro i quali cucinano, si danno da fare e quindi permettono che questa serata sia davvero fantastica. Sono dei grandi volontari, sono l'anima mia. Ma li porto ovunque o sono qui a Talzano questa sera? Loro mi seguono dove vado io. Ah ecco, quindi proprio il suo staff. Sono stati già in Valtellina 3 anni a fare le sagre pugliese e quest'anno vengono anche a Empoli. Benissimo, beh, quindi... bello. Quindi noi praticamente esportiamo il marchio Puglia, il brand Puglia in tutta Italia. Sì, noi quando riescono a darci la possibilità, disponibilità, noi siamo a disposizione. Allora vogliamo sentirne uno almeno, qualcuno? Beh, signora, si lavora, si... Sì, noi lo facciamo con orgoglio, seguiamo Elio con grande piacere e ci ha insegnato molte cose. La signora, l'altra signora? Lo stesso anche per me. Vedo seguiamo questi altri due amici, sentiamo anche loro e poi... A noi ci fa molto... Lei si chiama? Fernando, a noi ci fa molto piacere che Elio ci chiama sempre, prodotto che viene dalla Valtellina, facciamo la cosa pugliese, andiamo di là tutto il giorno e ci ha fatto tanto piacere. Le persone di là ci hanno accolto benissimo perché la cosa pugliese, vedere una cosa di là, non ce l'hanno mai, le cozze, le fave, le cose, sono rimasto molto contento e ci fa piacere di tornare di nuovo perché la gente di là ci vogliono 2 volte all'anno. E niente, a me sempre mi piace stare alla brace,
di solito sto sempre alla brace, mi piace seguirlo dove va, io sono stato anche con lui a Praga. Bellissima Praga, bellissima. Piazza dell'Orologio. Siamo stati 15 giorni là e mi piace seguirlo dove va, perché è una cosa che... Dove eravate, nei mercatini di Piazza dell'Orologio? Noi siamo stati a Praga 5 e adesso io sono stato allo zoo di Praga a fare le pizze. E ritorno giovedì, ritorno ancora lì. Lui, salutami Praga. Il suo soprannome è Fuoco Vivo. E beh, si vede già questo. Mi piace che il fuoco deve essere vivo quando è caliente. Poi ci piace anche quando ogni anno che viene qua fare queste belle cose per, diciamo, gli amici più sfortunati. Più sfortunati, ci piace aiutarli, aiutare a lui, aiutare anche questi poveretti, tutto qua. Ed ora non l'abbiamo sentito, ci scappa. No, vabbè, senti. Sì, ecco, svegliamoli, apriamoli. Nella Valtellina e facciamo vedere. Facciamo vedere tutti i prodotti della Valtellina. Ecco, allora c'è la presaola, prosciutto crudo, formaggio, la pancetta, tutto fatto da Elio. Anche la carne che ha portato, ha fatto di tutto lui, ha portato tutto di là con un camioncino, povera persona che stancava il camioncino, non ce la facevo più. Quindi qui vediamo bresaola, questa cos'è? Formaggio. Non lo so come si chiama. Bitto. Bitto, è il top della Valtellina. Beh, e poi voi portate i prodotti locali, tarantini e pugliesi, altrove. Altrove. E a fine mese andremo a Vinci in provincia di Firenze. Dalle parti di Torino ci andate anche? No, mi avevano chiamato forse da Alba. Alba. Può darsi che... Ci incontreremo da quelle parti. Io per seguire la mia Juventus e possiamo fare una... Bene, è tutto per Polifemo, un Polifemo molto ricco, qui dalla Sagra dell'Asado ci salutiamo, l'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre e canale 879 della piattaforma Sky, Viva l'Italia Channel, saremo tra 7 giorni di nuovo qui. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.